mi sono gradite senza far troppe supposizioni, allora l'applauso non lo dovete fare per carità, ma deve essere fatto con grande ilarità. E allora adesso io chiedo, o l'applauso lo fate tutti in modo opportuno, o l'applauso che sta arrivando col motore, ecco che arriva il grande fattore, perché è pronto a controllare l'uva delle cassette, e pensando che siano cose benedette, lui era, mentre il video fa gli struzzi, ecco che fa un giro sul suo Radamizzi. Il fattore adesso passa davanti alla folla e a breve l'uva controlla, vedrà se il peso è quello giusto, e vedrà poi magari se ci sarà gusto avere questo vino che adesso non è nulla altro che dentro questo vino. E quindi lui posiziona il suo motore sul cavalletto, lo fa davvero in modo perfetto, ecco che adesso la moto lui la alza sperando che poi non sbalza, e magari qui in queste lande di vino premi scassa e il motore lo spegne. Ha capito tutto al volo, non ci ho avuto bisogno di dirgli altro per l'assolo. E quindi allora, se va aperto davvero il cuore, salutiamo fragorosamente il fattore! Venite, venite! Ecco, gli fa vedere e gli abbassa il cappello e loro gli dicono, noi facciamo tutto senza tranello. Ora tu vedrai, quando questa cassetta peserai, il peso sarà davvero un gran portento. E allora tu davvero sarai felice e contento che vedrai in questa rievocazione di far felice anche il tuo padrone. Ma lui li guarda, non trattatemi da minchione, perché... Ecco, vedete, fanno tutto col peso di ferro e con l'asse di legno. Ecco che adesso a quella lui tiene il segno, la sposta con gran dovere e sapienza e guarda con l'arma della pazienza e gli dice adesso di abbassarla là sotto. Lui segna veloce e di botto e segna un numero di quelli certo un poco strani. Adesso lui lo ritenga ancora sulle mani e mi dica, visto che il pubblico è sorpreso, quanto ha segnato di peso? Poco. Mi perdoni, rimango un po' sgomento, il fattore c'ha il microfono spento. E allora venga, venga, oh, adesso. Non è colpa mia. No, non è colpa mia, è colpa della regia. È colpa della regia. Che manderemo via. Senz'altro. Senz'altro, tu sei troppo scaltro. No, allora, sarà quest'anno, sarà un altro anno, però la regia... si dovrà levare dalla festa di lui. Venga, venga, allora adesso una stratega alla spremitura daranno il giusto merito e quindi voi con grande anelito vedrete lo scosciamento perfetto come avete visto anche voi che ridete al muletto, ma mentre la rima in alto si manda stavolta non vedrete la mutanda. Potete applaudire gratis. Anche tu che stai col maglione sulle spalle, tu che adesso sei venuto da ogni valle, tu che nella busta c'hai l'olio e anche la lattina, butta in terra questa tua bustina e utilizza la destra e la mancina come colui che un applauso mulina. Oh, attenzione, attenzione, ecco che arriva il padrone, apre la macchina e il suo portellone e scende una donna bella come una giurone, quella è la moglie del padrone. Il fattore fa il baciamano, il povero fanciullo, e non fa il villano. Ora saluta il padrone con ossequio grande e gli dice, io c'ho l'uva più bella di tutte le lande. E ora venite, venite un po' più al centro perché la gente vi vuol vedere da dentro. Ti chiedo com'è andata l'annata, com'è l'uva, tu non parlare sempre della mia signora, dimmi com'è l'annata, com'è l'uva. L'uva è fatto bella, però non c'entra niente con lei, lei è migliore. Comunque l'uva è buona, ben matura, non dico come noi, ma
è abbastanza avanti. Ascoltate quello che il padrone dice, cambio il fattore ma non la pigiatrice, perché lui lo sa e ha girato tante rocche, non lo troverete altre due così notte. L'assaggia, le fa una tentatura e dice questa è giusta per la spremitura, mi piace, è dolce e delicata, è la migliore uva mai mangiata. Amico mio, puoi scimmare, tu intanto ti sei avvicinato perché si vedeva tutto quanto. Se vuoi ti facciamo fotografare quell'arte, ti facciamo girare pure dall'altra parte. Però è meglio che rimanga in quella zona, fattore, non vorrei che indossassero il pezzoma. Amici miei, prima che svolga l'ora di cena, questa che vi hanno offerto è stata un'antica scena. Quel fattore che arriva e controlla, quel padrone che poi si rifocilla e dice che l'uva è quella giusta e migliore. E allora lui crede alla fine al fattore. E poi ascoltate che con molti sacrifici, miei cari e nobili amici, abbiamo avuto il momento delle pigiatrici. Insomma, l'arte qui della rievocazione della spremitura è ricreata davvero con tantissima cura. C'è ognuno che lavora e che, come vede, muove e mulina lentamente con la mano destra e con la mancina, perché d'altronde quello che non è più un giovane ragazzo non c'ha più voglia di fare niente. Insomma, questa che vi hanno messo in disparte è della spremitura la nobile arte, e c'era pure chi intonava un canto delicato e bello. Ecco che allora, lassù sul palchicello, noi salutiamo i musicisti di cui la gente si innamora e sono sempre presenti per la colonna sonora. E allora, mentre intonano un canto e ci sono le bambine che fanno una danza, ecco che ora in questo impianto vi vengo a presentarti, in questa stanza, è stato l'artefice, è stato l'attore.